oggi parliamo della manutenzione della pistola a salve. Quindi va fatta la manutenzione anche se la pistola a salve non si utilizza? Assolutamente sì. Quindi sedetevi, ascoltatemi, mangiatevi qualcosa di buono, qualcosa che non è buono. Fate un po' come cazzo volete, però quello che vi voglio dire oggi è che la pistola a salve va sicuramente periodicamente lubrificata, anche se comunque è un materiale che è una pistola, diciamo appunto, che ricordiamoci non vera, quindi è una pistola finta che non può sparare colpi veri. E vi ricordo che comunque dovete. Qualora voi la utilizzate, dovete sicuramente fare attenzione a certe piccolezze per la sicurezza personale, che possono essere sicuramente quella di utilizzare le cuffie, i tappi per le orecchie, la cosa fondamentale, e gli occhiali che vi coprono appunto gli occhi e non le orecchie, perché se no si chiamavano orecchini. Che quindi non è sicuramente un giocattolo, anche se ormai è diventata, se l'acquista principalmente chi ha superi i 18 anni o forse i 16, ora non ricordo perfettamente, comunque non è un giocattolo. Quindi prima di utilizzarla dovete sicuramente fare attenzione alla sicurezza. Quindi dovete essere in un luogo privato, dovete essere lontani da altre persone, da altri amici che vi stanno vicino, perché se no rischiate di rompergli i timpani. Quindi la sicurezza è la prima cosa. Mettetevi le cuffiette, mettetevi gli occhiali per proteggere gli occhi dai gas che fuoriescono dalla pistola a salve, perché ricordiamoci, tutte le pistole a salve che sono in vendita in Italia sono top firing e non front firing, perché le front firing in Italia non sono legali, sono quelle che buttano i gas, pur essendo pistola a salve, dalla canna anteriore. Invece le top firing, che sono quelle che buttano, l'aria, i gas nella parte di sopra dell'estrattore, sono legali in Italia e sono quelle che hanno la canna completamente ostruita e di conseguenza non istruita. Istruita è un'altra cosa. La potete istruire mandando a scuola, però è ostruita quella là. Quindi, in ogni caso, usate occhiali da vista, cioè non da vista, occhiali che proteggono gli occhi, perché gli occhiali proteggono gli occhi e non proteggono il naso. E poi utilizzate anche dei tappi, è fondamentale utilizzare dei tappi. Se siete vicini ai vostri amici, dovete sicuramente optare di levarli dai coglioni, perché se no, se voi usate le cuffie e loro no, si stordiscono anche loro. Quindi è importante questo. E non giocate perché non è un giocattolo, rischiate solo ed esclusivamente di farvi male. È una, appunto, un'arma a salve che non è arma, è una replica in realtà delle pistole vere. Non ha niente di reale, cioè non ha la canna otturata, perché all'interno è piena di, insomma, non c'è, è riempita di zama, materiale di ferro, di materiale, quindi non c'è una canna che si può smontare, non si può smontare niente, si può smontare il carrello, si può smontare in minima parte il carrello, tanto per pulirla, perché va pulita, e la manutenzione va fatta periodicamente, indipendentemente dall'utilizzo oppure no. Quale olio usare? Sicuramente è detto più un olio per armi vere, del WD-40 e non il WD-42, neanche il WD-43, perché sono quelli più, ovviamente il WD lo potete utilizzare nel momento in cui voi non reperite facilmente quello per le armi vere, oppure potete usare l'olio di vaselina, che è un olio leggero. E grassi, non utilizzate dei grassi perché rompete la pistola, la ingrassate sola e non va bene. Dovete usare oli delicati, anche se il materiale comunque di cui è fatta la pistola a zama è la pistola a zama, appunto, il materiale zama, perché la pistola a salve è fatta da questo materiale, e che è un materiale facile da rovinarsi, cioè se voi non la mantenete per bene si rovina facilmente. Quindi non so se mi sono spiegato, però questo materiale è molto ma molto delicato, è molto delicato, soprattutto se non lo pulite col tempo. Rompete proprio la pistola a tal punto tale da
un pochino di catarro nella faringe e nella laringe e nella faringite. Quindi il discorso è questo, ho perso il filo. L'hai visto la salva in pratica? Vi stavo dicendo che pulita periodicamente, va oliata, quindi va pulita sul pulito. Quindi periodicamente voi mi mettete e la usate. E a maggior ragione se la usate per appunto per sparare, dovete pulirla a ogni utilizzo, perché polvere da sparo la rovina in una maniera incredibile. Perciò non vi sognate proprio di usarla e posarla già sporca, perché fate una cazzata sulla fibbia tipo 2 giorni, poi si inceppa e poi non funziona più perché si blocca. È fondamentale usare l'olio, è fondamentale usare l'olio non quello di semi e neanche quello extravergine d'oliva, ma come vi dicevo, olio adatto per fucili, per lubrificare i fucili, perché quello è già abbastanza delicato, è ottimo ed lo fanno per le armi vere, quindi figuriamoci se non è adatto per le pistole a salve. Ci vediamo in un prossimo video, forse, non è sicuro.